Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019 sulla Italian Rice. Allora ragazzioli, l'ultima volta avevo fatto una piccola gaffa. Ragazzi, io quel video non ve l'ho messo perché l'ho cancellato, perché era un video stupido. Ho fatto un taglio di mezz'ora di video, cioè praticamente un video che durava mezz'ora ho fatto 22 minuti di taglio, quindi non ne valeva la pena. Vacca miseria. Allora, e praticamente ragazzi non ve l'ho messo, è comunque stato un video un po' stupido. Avevamo aperto le acque, non diviso le acque però, aperto le acque nel senso di messo l'acqua per il riso. Adesso, come potete vedere, ho già iniziato a tagliare. Vi faccio vedere, questo pezzo qua non l'avevo seminato perché pensavo di farlo da asciutto, ma quando ho aperto l'acqua per lì si è allagato anche questo e non ho potuto più seminare. Là in fondo sono riuscito e ho messo il frumento. Allora ragazzi, ho messo il frumento non per la paglia, perché qua ne stiamo già facendo abbastanza, ma ho messo il frumento solo ed esclusivamente perché abbiamo bisogno poi di frumento per le galline, eccetera. Allora, abbiamo pochissimi soldini. Come potete vedere, io ho tagliato sto pezzo qua e questo pezzettino qua. Ragazzi, abbiamo già praticamente di riso nel nostro silos, abbiamo, dove è finito qua, abbiamo 118.000 di riso, ok? Allora, prima di tutto dobbiamo andare, qua stavo già imballando, dobbiamo andare a caricare subito, a scaricare la nostra mietitrebbia, quindi noi ci mettiamo così, esattamente, andiamo a prendere la nostra mietitrebbia, che è qua, no, ho sbagliato tutto, quindi facciamo così, e svuotiamo la nostra mieti sgnappola. E voilà. Perfetto. Aspettiamo 2 secondi che si svuota la mietitrebbia. Intanto ragazzi vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere con questo. Andiamo con questo. Ho qualcosa dietro? No. Andiamo. Intanto che si svuota la mietitrebbia, andiamo col nostro tritror. ho fatto un piccolo prestito, ragazzi, e ho comprato un pezzo di terra e vi faccio vedere immediatamente cosa ho fatto. È vero, non l'ho fatto con voi perché avevo per forza bisogno di comprare questo pezzettino di terra, altrimenti ero nella M. Allora, visto che stavo giocando, ho comprato il pezzo di terra e l'ho già preparato, così almeno adesso siamo tranquilli e possiamo andare avanti col gioco, altrimenti mi toccava prepararlo, mi toccava... Allora, qua c'è un pezzettino di terra dove c'è erba e questo a noi ci va bene. C'è questo pezzettino qua dove potete vedere che c'è erba che ho seminato, perché prima era da arare. Ho arato, coltivato, seminato, fertilizzato, eccetera. E poi c'è questo qua. Allora, questo qua, ragazzi, io non ho arato perché? Perché non mi serve ararlo. Ho messo già questo capannoncino che serve per le balotte, per le sbalotte.
o il gay, perfetto. Adesso andremo poi a metterne altri qui, che saranno quelli per il fieno, quelli per l'insilato. Per l'insilato magari anche no, perché voglio mettere il macchinario. Dobbiamo mettere poi delle trincee. Io direi che le trincee, magari, vediamo quanto costano, ragazzi, visto che ci siamo. Allora, Sulos, Selos. Allora, vediamo un po'. Do i numerazzi, non vi preoccupate. Allora, quelle grandi non possiamo prenderle, quelle. Minchia, manco quelle piccole possiamo noleggiare. Tanto non possiamo, non abbiamo soldi, va bene. Niente. Allora, andiamo a beccare East. Qua ci siamo, andiamo a mettere giù la nostra mietisgnappola di nuovo, così praticamente. Io, come sempre, non ho guardato l'orario, quindi ok. Allora, io ho fatto la live ieri, ragazzi, e il problema è che è venuto. Le live stanno venendo ultimamente un po' uno schifo perché non ho una linea buona. Purtroppo la situazione è questa. Non avendo una linea buona, le live vengono un po' uno schifo. Allora, facciamo che fare una cosa. Giriamola noi, perché sennò qua il pirlozzo si impapina. Ho tagliato il dietro per riuscire a tagliare bene il campo, eppure lui continua ad andarmi nel fosso, sempre. E quindi, ragazzi, non so come fare. Ok, vari. Ok, e l'operaio c'è. Intanto andiamo a mettere a fare altre bale, altre ballottole. Allora, una cosa che ho visto che serve è l'andanatore praticamente, perché purtroppo. Così. Ok, e andiamo avanti. Allora, come potete vedere, la paglia di riso è sul verde, però quando la si imballa fa paglia normale. Ok, quindi la paglia di riso può andare bene anche per le bestie. Anche la paglia di frumento, quindi va bene anche quella, quindi non è un grosso problema, rimane sempre paglia. Quindi non c'è un grosso problema. Il frumento lo faremo solo ed esclusivamente per quanto riguarda dare da mangiare agli animali, eccetera. Voglio mantenere il come che si dice? Ecco, una cosa che ho fatto è che non mi piace è il fatto che è rimasta della paglia proprio qua e che non so se riuscirò ad andare a prenderla. Vediamo un attimino se ce la farò. Ce l'abbiamo quasi, quasi fatta. Ok, perfetto la presa. Anche se è poco, ma la presa. Vediamo se riusciamo a prendere questa. Perché voglio toglierla dall'erba, ragazzi, perché
quindi voglio riuscire a seminare già di nuovo del riso, perché il riso ho visto che rende moltissimo, ragazzi, rende veramente veramente tanto, perché non vale un'esagerazione, ha più o meno il valore del frumento, però ne fai una quantità esagerata, quindi rende moltissimo. Avremmo bisogno poi di un campo da dover fare di asciutto, quindi mais, quelle cose lì, perché ci sono due tipi di mais da seminare, c'è il mais che fa il chicco e il mais che viene utilizzato per fare l'insilato, che è un mais che rimane verde. Quindi andremo a fare anche quello. Scarichiamo un attimo questa balla. Andiamo a vedere un attimo la nostra mietitribbiola. Perfetto, possiamo far che fare così. Wow, non avevo visto il trattore. Scusate ragazzi, non ho visto il trattors. Lustrators. Perfetto. Scarichiamo un attimo e andiamo a mettere giù subito di nuovo la mietitribbiola. Così almeno finiamo questo campo qua e inizieremo a tagliare l'altro piccolino. Dopodiché poi ci sarà il frumento. Io farò paglia ovunque, perché a noi ci serve paglia e ce ne serve anche abbastanza. Non sarà facile farne tanta, perché per fare tanta paglia, ragazzi, dovremmo fare sempre sempre paglia, ma anche perché viene utilizzata tantissimo la paglia, viene utilizzata nei cavalli, viene utilizzata nelle mucche, viene utilizzata nei maiali, viene utilizzata tantissimo. Viene utilizzata nei pastoni, quindi avremo anche da utilizzarla nei pastoni, quindi ragazzi prepareremo le nostre pastoni con dei macchinari apposta, che vi farò vedere, ok? E compreremo anche il carro miscelatore, che però avendo poi i macchinari per miscelare non c'è bisogno di altro. Allora, intanto diamo via di nuovo qua alle nostre ballazze e andiamo avanti a fare le nostre palle. Qua ci siamo. Ok, ci siamo. Io ragazzi non spengo sempre la macchina, perché se no è spegni, accendi, e spegni, accendi, e spegni, accendi, mi girano un po' le pallottole e faremo una mega partita solo accendere e spegnere. Ok, quindi per fare in fretta io la tengo accesa e giro solamente e basta. Allora, c'è rimasto qua un po' di roba che dovrei andare in giro a raccogliere. Possiamo anche interromperla lì, volendo. Provo a raccogliere solo ed esclusivamente quel poco che c'è vicino alla terra, praticamente. Provare un po' in tutti i modi, vedere un attimino se è possibile raccoglierla. Ci metterò un attimino, ma non riesco a capire perché ci sono tanti bug così su sta mappa. Cioè, sta mappa è bellissima, perché è veramente bella, mi piace, però ci sono tanti 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 bug, veramente tanti tanti bug. Quindi la situazione è abbastanza abbastanza critica. Allora, dobbiamo vedere un attimino una cosa, vediamo un attimino se riusciamo
a prendere questo poco qua e incominciamo a prendere quel poco che c'è qua. E voilà. E ci siamo. Andiamo a dare subito un'occhiata qua alla nostra mietitrebbia, perfetto, lei si è girata, non so come ha fatto, ma va bene lo stesso. Sicuramente sarà entrata e uscita dal fosso, ma va bene lo stesso perché si è veramente adoperata a fare qualcosa di buono, eh. Molto bene. Io ci sono dei pezzettini che taglierò, ragazzi, quindi faremo ancora 10 minuti. Quindi vediamo un attimino. Io adesso farò tanti video, io domani non credo che farò la live, perché ragazzi la live continua a staccarsi, a scollegarsi, staccarsi, attaccarsi, eccetera, eccetera, via, fuori un casino. Mi dispiace perché voglio provare. Magari la faremo lo stesso, voglio provare in un'altra maniera. Se ci riesco a fare questa cosa, magari la faremo in quel modo lì. Non si vedrà proprio benissimo, però almeno non dovrebbe più saltare. Quindi io direi che possiamo provare in quella maniera lì. Andremo poi a caricare adesso tutte le balle perché dobbiamo poi dargli il via al trattore ad arare e quindi dobbiamo per forza. Io per il momento adesso scarichiamo un attimo il riso che con questo ragazzi superiamo i 130.000, quindi ne abbiamo fatto un bel po' di riso, rende, abbiamo visto che rende abbastanza. I prezzi non sono tanto alti, ma per la quantità che c'è di riso, ragazzi, secondo me ne vale veramente, ma veramente la pena. Allora, dobbiamo solo vedere se c'è un carico di balle. Vediamo un attimino, intanto la mietitrebbia, vediamo se ha finito, ma da quanto pare è finita come sempre nel suo fosso. Perché? Perché non riesco a capire per che motivo deve rompere le palle in quella maniera. Allora, questa come potete vedere ragazzi è molto piccola come mietitrebbia, quindi non, vi dico la verità, non è proprio un granché di mietitrebbia. Va bene, però è piccolissima, cioè non ci sta praticamente nulla, quindi dobbiamo per forza andare a prendere un'altra cosa. Allora, una cosa che volevo prendere, ragazzi, è il nostro ranghinatore. Prendere questo qua, ragazzi, però costa l'ira di Dio, costa veramente l'ira di Dio. Provare a prendere magari questo, costa 10.000, è vero che è piccolo e dobbiamo fare dei giri, però secondo me, ragazzi, questo potrebbe funzionare. Io direi di andare già a prenderlo e vediamo un attimino. Intanto voglio vedere una cosa perché non vorrei averne due. Mi sembra di no, mi sembra che ce l'avevo, non l'avevo ancora preso. Infatti, non mi dice la quantità. Scusa, non mi dice la quantità che ho. Mi dovrebbe dire la quantità che ho. 4 e quindi qua potremmo poi automaticamente vai avanti, ah no, è piena. Quindi andiamo a
svuotare la nostra mentitrebbia. Io direi di fare una cosuccia adesso prima. Prima voglio vedere un attimino di finire qui, perché se no non possiamo fare niente. Ok, poi andremo a prendere il nostro sgnappolatore vivente. Quindi andiamo a fare già così. Così, e spostiamolo un attimo di qua. Ok. Sganciamolo un attimo e andiamo a prendere il nostro sgnappolatore, che così lo proviamo subito. Vediamo un attimino come funge, se è una fungiatoria. Perfetto. Ok. Allora, perfetto, come potete vedere si è allargato, vedete? Allora, adesso vi faccio vedere questo com'è. Non è malvagio, questo qua non è malvagio, perché comunque è vero, è piccolino, però sicuramente lo potremmo utilizzare. Allora, questo qua si usa in questa maniera, si abbassa, si attiva e lui ti butta tutto da questa parte, vedete? Quindi andremo avanti così, lasciando anche quello, non è un grosso problema, ok? Così, poi questo viene alzato, quindi è molto comodo, come potete vedere è molto comodo, viene messo in questa maniera, ok? E lui prende praticamente quello che c'è da questa parte e fa un'unica andana, ok? Fa un'unica andana, vedete? Dovete praticamente prima, per unire tre andane, dovete prenderne prima una da una parte, poi una dall'altra e farete due andane, un'andana sola. Questo viene alzato. Io direi che questo, ragazzi, è molto comodo, molto molto comodo. Allora ci mettiamo qua in mezzo e aspettate un attimo, perché così forse è meglio. E ci possiamo mettere giù così, ok, e andiamo a prendere la nostra paglia facendo una andana. Poi gireremo dall'altra parte, passeremo praticamente in mezzo, quindi andremo adesso a fare questa cosa così, tireremo su. Ci gireremo e andremo a infilarci qua in mezzo. Allora, l'andana sarà così, ok? Io mi devo mettere da questa parte, ok? E lui dovrebbe praticamente prendermi tutto, ok? Vedete? Mi dovrebbe prendere tutto quanto. Come regola dovrebbe prendere anche quella lì. Però non è facile fare l'andana, un'andana sola su tre strisce, su tre righe. Quindi dovremmo fare un'altra cosa. Allora, così si alza, si va da questa parte, come potete vedere, ragazzi, e si sposta l'andana. Quindi si può fare in questa maniera. Andiamo di nuovo qua.
facciamo così e spostiamo l'andana in mezzo, così. Adesso abbiamo saltato un pezzettino, ma va bene lo stesso. Così. Così lui raccoglie questa, la butta nel centro, ok? Perfetto. Qui ci siamo. Lui è vero, continuerà a girare, ma chi se ne frega. Quindi andremo a prendere questa andana qua, andremo a mettere giù qua e andremo a spostare quest'andana più in mezzo. Vedete? Adesso non ho preso quel poco, ma non fa niente, ragazzi, eh? E andremo a spostare veramente l'andana più in qua. Vedete? Uniremo le due andane. Quindi abbiamo preso praticamente 4/5 andane e le stiamo unendo, ok? È vero, devi fare molti passaggi con questo perché è un attrezzo diciamo abbastanza particolare, però è un attrezzo che serve moltissimo perché voi potete spostare le andane dove volete. Come potete vedere, mi sta facendo un'andana unica, vedete? Lui me la butta vicino all'altra e così automaticamente abbiamo unito le nostre andane. Diciamo che è molto comodo perché si alza, si abbassa. Adesso questo qua facciamo così, come potete vedere, abbiamo fatto un'andana molto grande, ok? Lo possiamo fare con le altre andane in là, lo possiamo fare con le altre, ok? Quindi io andrò a fare poi anche questo. E saremo molto più comodi perché andremo praticamente a prendere la metitrebbia che è finita nel fosso. Quindi l'andremo a prendere. La metitrebbia si impenna e io Allora. Tu la mutande. Allora facciamo così, abbassa la sniappola, pluffate, perfetto. Adesso ragazzi devo andare a tagliare dall'altra parte, quindi il trattore, dov'è il trattore? Vediamo un attimo dove è il trattore, in mezzo ai coglioni, come sempre, ma io passo lo stesso. Che faccio così e il trattore ci sbatto contro, quindi mercoledì facciamo così e andiamo giù qua e facciamo subito 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 dei giri intorno che quasi quasi ragazzi faccio che tagliare io perché se no ce l'abbiamo nel ciapetto, ok? Andiamo in fondo ragazzi, poi vediamo un attimino perché si sta facendo abbastanza tardi. Allora andiamo di qua, c'è il mucchio di sniaffolo vivente qua, ma a noi non ci interessa perché noi è già piena, madonna ragazzi, meno male che non c'ho la distruzione del campo. Così e così, dai. Poi prendiamo il trattore, questo, e andiamo a svuotare la metitrebbia. Dopodiché, ragazzi, ci salutiamo. Ok? Allora, io farò due video di fila, però non vi metterò tutti e due i video di fila. Vi metterò questo, questi due qua, vi metterò
vi metterò uno di questi e uno di un altro tipo, ok? Perché su farming io voglio fare adesso due video di questi e due video sulla face broom map, perché voglio farvi vedere quello che vi ho fatto vedere praticamente nella live, visto considerato che non si è visto bene, ok? E vedremo la patata washer in azione. Molto bene, ragazzi, io facciamo una cosa, vi saluto qua, come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da vivo libero, mi raccomando, tanti bei pollicioni in su e condividete i miei video, ok? Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.